saldare i propri debiti relativi al pagamento dei tributi locali come IMU o TARI eseguendo lavori socialmente utili. Tutto questo sarà possibile nel comune di Patti. Nella sostanza una compensazione delle tasse dovute. L'ente dovrà considerare il budget da predisporre nel bilancio comunale, una spesa che dovrà intendersi in quelle somme che non verranno riscosse ma depennate con scambio di attività e servizi. Critica la minoranza per l'emendamento relativo alle somme e alla distinzione di attività svolta. Anche quella osservazione è stata poi superata perché nella previsione del regolamento già c'era scritto chiaramente che il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo dovrà prevedere un apposito stanziamento che controbilanci la riduzione delle imposte. In determinati casi che verranno previsti da un apposito bando, se rientrano in quelle caratteristiche a livello reddituale e a livello anche di interesse per il tipo di attività che il Comune richiede ai cittadini, potrà partecipare presentando una propria proposta. Se approvata, gli verrà corrisposto a compensazione una riduzione del carico tributario che riguarda le imposte e i tributi che i cittadini pagano nei confronti del Comune. Per essere pratici, se il Comune ha interesse a acquisire disponibilità per la cura del verde pubblico piuttosto che per la sistemazione di una parete, di un angolo di una piazza, può fare questo tipo di, può mettere in piedi questo tipo di procedura, farà un bando e dirà: tutti i soggetti che hanno queste caratteristiche a livello reddituale e a livello di competenze possono partecipare. Si farà una selezione in funzione dell'ISEE, del reddito, insomma, di ciascuno dei partecipanti, e poi la persona o le persone, insomma, che verranno individuate potranno accedere a questo tipo di attività, svolgeranno il proprio lavoro e gli verrà dall'altro lato abbonata una parte, decompensata una parte delle imposte che avrebbero dovuto pagare. Fino a ieri, ed è questa la novità importante introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici, questa misura era solo ed esclusivamente a beneficio del privato cittadino. La misura è estesa anche alle piccole e medie imprese, bisognerà però attendere dei bandi tipo e dei contratti tipo che emanerà l'ANAC, che è l'autorità nazionale per la lotta alla corruzione.